Per il suo sesto appuntamento stagionale, il Circus del Campionato Italiano Salita Auto Storiche ha fatto tappa in Toscana per la 31esima edizione della Lima Betone Storica, trofeo Fabio Danti, Coppa Mauro Nesti. La competizione, sempre bene organizzata dalla BT Racing, continua a conciliare il fascino della montagna pistoiese con l'agonismo degli 8 km dello splendido percorso che da Ponte Sestaione arriva alle porte di Abetone. Un tracciato che viene considerato dagli addetti ai lavori come uno dei più affascinanti e selettivi del campionato. Il fiorentino Stefano Peroni, al volante di una Martini MK32 motorizzata BMW di quinto raggruppamento, è il vincitore dell'edizione numero 31 della Lima Betone. Il giovane fiorentino, figlio d'arte, sulla ammiratissima monoposto concepita proprio per le salite, ha chiuso la manche secca di gara in 4:45:45, un crono che gli consente di conquistare il gradino più alto del podio virtuale. La quarta volta che vinco la Lima Betone, sono molto soddisfatto di tutto il weekend. Era iniziata benissimo ieri con un fantastico tempo di 4:38. Oggi non mi sono potuto ripetere, ho alzato molto questo tempo a causa dell'asfalto che non era più buono come l'ho trovato ieri. Dopo la pioggia che c'è stata nella seconda manche non mi ha più dato sicurezza. Ha completato nel migliore dei modi il programma che si era prefissato con il team di Di Fulvio, il milanese Walter Marelli, in gara alla Betone per la prima volta con l'Osella PA990, con la quale ha staccato il secondo tempo e il primato di quarto raggruppamento in classe BC2000. Avrebbe voluto sfoggiare tempi più interessanti il pilota e preparatore Giuliano Peroni, che dopo aver effettuato alcune regolazioni alla FIDA Osella PA3, ha dovuto affrontare buona parte della gara con noia alla frizione, che non gli hanno consentito di tenere giù il piede sino a fine prova. Per l'esperto fiorentino, il primato in secondo raggruppamento in classe BC2000 ed il podio dell'ipotetica classifica assoluta. Ho avuto un problemino alla macchina dopo qualche chilometro, ma nemmeno. Ho avuto un problema alla frizione e mi è andato giù il pedale alla frizione, che le cambiate non sono state più quelle e il tempo mi si è alzato. Insomma, tutto sommato va bene così. Alle sue spalle, nello stesso raggruppamento, è stata bella la sfida tra i protagonisti delle vetture Gran Turismo, tra Giuliano Palmieri, in grande spolvero sulla Porsche Carrera RS della Bologna Squadra Corse, ed il siciliano di Palermo Matteo Adragna, su una ottima carrera della scuderia Etna preparata dagli uomini della Balletti. Oggi un po' probabilmente un leveraggio del camion mi ha creato qualche problema all'inizio, però diciamo sono venuto su bene in ottica di campionato, è stato fortunato che sono stato davanti perché Matteo quasi quasi riusciva a fare meglio, complimenti a lui. Comunque sono molto, molto soddisfatto della gara, è il quinto anno consecutivo che vinco il turismo qua, quindi sono soddisfatto. Sì, sono molto contento per questa prestazione. E poi arrivare da un secondo e mezzo con Palmieri, diciamo che anche sempre un ringraziamento a Balletti per la gestione della macchina, è andata bene. In evidenza anche il milanese Andrea Fiume, che si conferma leader del terzo raggruppamento sull'affidabile Osella PA89 con il quarto tempo assoluto, il cui potenziale è stato implementato nel corso del weekend dalle azzeccate regolazioni messe a punto dal suo preparatore. La macchina è andata bene, devo dire all'inizio era scivolosissimo l'asfalto perché avendo piovuto di notte la macchina l'avevo messa molto estrema e ho lottato i primi 2 chilometri, poi si sono scaldate le gomme, la macchina ha funzionato bene, sono soddisfattissimo, però insomma la lotta all'inizio è stata abbastanza di adrenalina, proprio col cuore che batteva e lottavo per tenere in strada la macchina.
Tra i protagonisti anche l'esperto fiorentino Tiberio Nocentini, autore dell'acuto in primo raggruppamento con il quinto tempo generale e capace quindi di allungare in campionato sulla miratissima Chevron B19 motorizzata Cosworth, nonostante l'unico tentativo in prova che non gli ha consentito di trovare più incisive regolazioni. La strada stamani era in condizioni un po' peggiori rispetto a ieri, la gara è troppo bella, la strada è veramente tecnica. Sbagliare è facile, quindi uno deve cercare di preservare un attimino la macchina e cercare di arrivare. Ecco. Ancora in secondo raggruppamento ha confermato la sua buona forma il pesarese Alessandro Rinolfi sulla Morris Mini Cooper S, che ha agguantato la seconda posizione di raggruppamento e il primato di classe TC1003, nonostante un lieve errore ad una cambiata che gli ha fatto perdere qualche secondo. Terzo assoluto nel primo raggruppamento e primato di classe GTS 2000 per Vincenzo Rossi su Porsche 356 SC, mentre il portacolori della scuderia piloti senesi Alessandro Trentini si è attestato al sesto posto sulla Dallara 386 F2, con la quale ha conquistato la seconda piazza del quinto raggruppamento. Tra le ladies si è mostrata ancora una volta concreta la piemontese Chiara Polledro su Formula Abarth. Per la portacolori della Valdesia Classic, settima piazza dell'ipotetica assoluta ed il terzo posto di quinto raggruppamento. Sì, sono contentissima, è andata davvero bene rispetto a ieri, che vabbè, non abbiamo fatto la seconda manche, ma comunque non l'hanno fatta neanche gli altri, siamo pari e mi è mancata un po' per prendere dimestichezza con la macchina su questo tracciato, però il tempo è uscito lo stesso e sono contentissima. Primo, tra le vetture turismo, il sempre scatenato emiliano Giuseppe Gallusi, secondo di terzo raggruppamento, sulla Porsche 911 SC di classe GTS, oltre 2500. A completare il podio del terzo raggruppamento, il sempre efficace portacolori della Valdesia Classic Lorenzo Cocchi, su Volkswagen Golf GTI di classe TC1006. In gruppo N di quarto raggruppamento, primato per il fiorentino Marco Ulivi sulla FIDA Renault 5 GT Turbo, mentre in gruppo A primato per il giovane ascolano Gianluca Paloschi sulla Peugeot 205 Rally di classe A1003. Ha primeggiato in classe GTS 2000 il portacolori della Ebert Racing Franco Sivori su Renault 5 GT Turbo, mentre in TC 2000 il milanese di Merate Ruggero Riva ha colto un ottimo successo al volante della Alfa Romeo GTAM, imponendo il suo ritmo ai compagni di raggruppamento Bergia e Razzolini, sempre su vettura del Biscione. La gara, diretta dall'esperto Alberto Riva, si è svolta in condizioni climatiche perfette, con una bella cornice di pubblico e grande soddisfazione degli organizzatori. Siamo riusciti a portare avanti la gara, e anche contro il maltempo che ieri ci ha penalizzato sulla seconda manche, comunque siamo contenti della manifestazione, di quanto è stato fatto. Soddisfa?